Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con la nuova puntata di Warhammer 40.000 Mechanicus. Allora ragazzi, sta andando piuttosto bene in quest'ultimo periodo e mi sta salendo un pochettino l'ansia al pensiero che prima o poi mi arriverà la sberla, quella monumentale che mi farà pentire di averlo detto, ma è un po' di puntate in effetti che lo sto dicendo e ancora non sta succedendo, quindi mi sto beando delle conquiste fatte, anche se c'ho ancora qualche dubbio al riguardo. Comunque sia ragazzi, siamo nella missione in cui dobbiamo distruggere la statua di Agroleth ed è andato tutto moderatamente liscio. Manca l'ultimo scontro ed è quello che stiamo andando a fare proprio in questo momento. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Scan or destroy da quella parte. Ok, allora 17. Perché 8? Perché la vita è 8? Ma che diavolo stai dicendo? Allora, uno schitari, io lo metterei qui. Allora, qua ci sono. Oh, distruttore, porca miseria! Sì, c'è il primo turno. Porca miseria, maledetta. Allora, aspetta un attimo. Conviene metterli un attimino dietro questi due. Tipo così. Ok. Sì, meglio perché almeno gli schiaffi se li becca il servitore se proprio deve succedere qualcosa. Aspetta, ma che ha skippato costui? Ah, maledetto. Phase shift. Ecco qua l'overwatch. No, ok. Sta andando. No, io mi sa che ritardo il turno. E che posso per caso sparare? Sì che posso. Grande. Allora, questo malefico. Oh, è andato. Grandissimo. Perfetto. Io però lo lascerei qui. No, non è vero. Un in più. Adesso vediamo se riesco a fare quello che spero. Vai qui. Usa immediatamente Cognition Freedom. E diamo una bella legnata a tutti quanti, tra cui il distruttore. Bam! Vabbè, non mi lamento. Non mi lamento. E io con la cannonata plasma forse riesco pure a... Ah, 3 su 5. Vabbè, devi fargli un po' maluccio. Poi... purtroppo... Vabbè, ti dirò. In effetti posso pure concepire l'idea di andare qua, cacciargli un paio di condition point a lui. Uno e due. Bam. E dopo di tirargli una sberla tanto per gradire. Vai al diavolo. Perfetto. E con il teschietto ci andiamo a prendere i punti qui. Sì, uno. Così, allo stato attuale delle cose, poi posso... scanner, scanner, scanner. No, non posso fare... Ah, ok. Sì, posso prendere questo. Ok. Fine turno. Adesso lui dovrà farsi un po' di... Oh, grande, aspetta. Forse riesco con una cannonata a sfondarli entrambi. Vediamo un po'. Il distruttore è veramente pericoloso, bisogna lasciarlo perdere. Sì, preferisco così. Così uccido pure un guerriero.
Bam! Andati, tutte e due, benissimo. Ah, vabbè, dato che ci siamo. Perfetto. Adesso lui non... Arca miseria. Ah, vabbè, allora avrei potuto usare questo, effettivamente. Eh no, non posso muovermi più di così. Però in realtà potrei usare questo cantico qui, Sbram. 3, 6, 7, sì. Imbottito di condition points. Che però... vabbè. Usato, ripreso. Attacca. Bam. Andato, perché tu proprio non ti devi permettere di... Un altro condition point? Ma no. Non serve. Ah, gli avrei potuto estrarre... Ah, vabbè. Ma ti dirò onestamente, mi sta bene così. Allora, tu, servitore, renditi utile in qualche maniera. Quanto c'ha quest'altro per rigenerarsi? Non so mica io. Come? Nuovo round. Ok, si riprendono questi. E qui ce lo pigliamo subito subito. E possiamo mettere anche uno Skitari qui. E lo farò perché... Sì. Lo farò perché c'è un attacco in più che puoi fare. Ma questo Skitari è rimasto dietro. Ah, non ci riesce. Porca miseria. Che è questo? Ah, giusto, sì. Ah, guarda, se vai qua gli puoi sparare, così proprio risolviamo il problema alla radice. Bam. Ok, arriva e questo sparerà. Vabbè, un danno. Capirai. Perfetto, prendi tutto quello che serve e dovevi arrivare qui. Vai, scan. Voglio Blackstone. Oh, ecco che arriva. Ah, un Deathmark. Molto bene. Allora, a sto punto ti dirò. Facciamo così. Ma sì, dai, facciamolo. Bam! Ho polverizzato. Benissimo, allora vai, adesso qua ne spendo uno per guadagnarne due, quindi mi sta bene. E lo lascio qui, perché onestamente non vedo la ragione per portarlo altrove. E tu invece dovrai fare questo, esattamente. Oddio, potrebbe essere pure... Ma no, vabbè, ma spariamogli. Ma sì, dai, allora distruggiamolo, perché comunque Blackstone ne abbiamo da parte. E se gli cala un po' l'Awakening, io sono felice. Esatto. Ecco che arriva. Un immortale e un guerriero dall'altra parte. Ah, i Tech Priest devono scappare. Ok, d'accordo, ma... allo stato attuale delle cose, io
vorrei fare questo. Il servo Skull. Sì. È il caso. Ma io lo lascio esattamente lì. Mi sta bene. Perfetto. Prendi, prendi. Adesso tu che cosa puoi fare? Mettiti qua. A disposizione. Tu, caro Skitari, puoi sparare e lo farai. Purtroppo l'immortale è un po' tosto. Ecco che arriva quest'altro. Ah, guarda, immaginavo che avrebbe sparato al servitore. Che però vuol dire anche che... Beh, oddio, potrei anche farlo, sapete? Andiamo, abbattiamolo, tanto è un po' di Blackstone e noi siamo messi super bene con il resto. Vai. Adesso da qua avanza di uno. Prima di fare altre cose, prendi condition point da lui. Perfetto. E subito dopo fai questo. Piglia un condition point da lì. Perfetto. E dagli una mazzata. Benissimo. C'hai del movimento avanzato? Sì che ce l'hai. Benissimo. Vieni di qua. Fantastico. Oddio, potrei quasi... Oddio, quasi quasi sì, lo faccio. Vai. Adesso stocca a lui. Tu dovrai fare questo. Bam. Seccato. Benissimo. E ora penso che tu possa fuggire, onestamente. Sì. Yes. Molto bene. Missione completata. La monumentale statua di Agrolet è imbottita con cariche di demolizione. Quando detonano, la statua si frantuma. La statua cade frantumandosi sul pavimento della camera. Come il grip dei Necron su Silva Tenebris sicuramente si romperà sotto la pressione dell'Adeptus Mechanicus. Allora, c'è poco da essere allegri dentro una tomba Necron, ma mi è veramente piaciuto vedere la statua cadere. La spesa in risorse di questa missione dovrebbe essere superata dai benefici... dai benefici guadagnati, perché si è giustificato il giubilo. Credimi, Magos, gli Skitari saranno mentalmente più forti delle... Ah. Allora, delle
delle truppe non aumentate, ma anche il loro morale è troppo importante per essere ignorato. Sono rincuorata dal fatto che tu non neghi la salute, che tu non trascuri la salute psicologica delle nostre truppe. La maggior parte dei tecnopreti non lo fa senza pensarci due volte. La maggior parte dei tecnopreti non sono al comando qui. Io lo sono. Ok. Va bene. È andata piuttosto bene. Un piccolo danno ai tecnopreti. Ho recuperato gran parte delle truppe. Ho ucciso un sacco di Necron. Perfetto. Successo nella missione. Schitari Ranger, un tecnoprete addizionale, un awakening un po' abbassato perché uno dei punti da scannerizzare l'ho in realtà distrutto. Ok, nuovo cantico sbloccato. Oh, Melob Sector localizzato. Allora, le prime esplorazioni, cioè i primi sguardi dentro questa tomba rivelano una vista magnificente e anche dismaying e anche avvilente, diciamo così. La tomba è un enorme agglomerato di dati alieni. La sua struttura coperta nelle colonne di dati Xenox è composta di conoscenza nella sua vera sostanza, nella sua reale sostanza. Alcune parti della tomba sono più organizzate, come librerie di cristalli, di splendenti cristalli di dati. Ok. Altre sono stanze senza luce dove enormi pilastri si muovono costantemente, come gli elementi di una macchina gargantuesca, porca miseria, che ricerca e si organizza senza fine. Allora, ovunque l'aria vibra mentre l'enorme volume di informazioni esce fuori da ogni superficie. Questo posto è senza dubbio una miniera di dati. Un tecnopreta può solo guardare con desiderio e trepidazione. Ok, abbiamo quindi un nuovo settore qui. E l'Awakening ci sta un pochettino inseguendo, tanto che effettivamente alcuni di quei cosi, cioè devo farlo più spesso di distruggere uno di quei cosi. Oh, Magos Oriopus. Ah, rango 1, porca miseria. Oddio, non so se c'ho voglia. Onestamente mi trovo bene con i tecnopreti che ho adesso. Non sono affatto convinto che sia una buona idea. Solo che vabbè, gli upgrade costano parecchio a questi qua. E onestamente non so più che cosa dargli a costoro. Ok, a lui forse lo so. Questo fa male. Sì. Ah, però in realtà posso cambiarglielo già adesso. Vabbè. Mi sa tanto che me li terrò così. Non c'è nient'altro che veramente desidero se non un aumento delle caratteristiche, ma quello era abbastanza scontato. Allora facciamo una cosa. Facciamo un po' di upgrade a costui. E costui che cosa gli facciamo fare però? Oddio, alla fine... Un altro di quelli in corpo a corpo, un altro di quelli che sparano da lontano. Secondo me è meglio Dominus. Oppure... Mm.
Sto pensando, ragazzi, sto valutando. Non lo so davvero. Vabbè, meglio questo di uno Skitari, onestamente. Per quanto comodo uno Skitari possa essere. Sì, dai. Bam. Allora, vediamo un po'. Cominciamo ad armarlo. Macro Stabber è... Mi sa che gli posso dare solo un paio di Macro Stabber al momento. Eh sì. Serve un altro upgrade. E devo fargli questo. Oppure no. Genera un condition point. Assolutamente. E dovrebbe... Che dovrebbe mettere? È una bella domanda. Magari lo scanner. Sì, dai. No, a parte che con i shun point comunque ne sto guadagnando parecchi. Mi serve potenza di fuoco. Quindi... No, vabbè. Curatio Claw. Sì, dai. Un altro upgrade, perché no? Facciamo questo. Va bene questa, ok. E che cosa gli diamo? Vabbè, forse questa. Un po' più di resistenza. O forse è il caso di dargli subito un'arma. Tipo il Volkite Blaster che c'avevo prima. Che per gli attacchi singoli era un sacco meglio. Sì, dai. Forse sì. Aspetta, non c'ha la Power Axe costui, però. Non ha armi da corpo a corpo. Zero proprio. Vabbè, questo lo teniamo dietro un sacco, proprio. Ancora un upgrade possiamo farglielo, ma poi basta. Il che vuol dire... Ok, protocollo di attacco, servo Skull. Questo è molto utile. E gli diamo... scanner. Così si può procurare più punti. Sì, dai. Facciamo così. Facciamo così. Vabbè, tre tecnopreti effettivamente potrebbero essere una... una buona cosa. Skitari Vanguard mi piace tantissimo. Mi sa che terrò loro. Tecnologia, vabbè, non serve stare a guardare troppo. Missione, piuttosto. Adesso che siamo nel settore Melob, dobbiamo andare a guardare un pochettino che cosa... Settore Ubjao. Settore Melob. Ok. Castellan Robot. Uno slot addizionale per lo schieramento missione? Assolutamente questa. Questa è veramente potente. Cryptek. Ok, ho fatto bene a mettere il prete in più. Decisamente. Ok, mi piace. Allora, la missione di Kepra. Assolutamente. Guarda, diamo uno sguardo anche agli altri così tanto per... Ok, sì, queste sono quelle difficili. Skitari Vanguard livello 2 potrebbe essere quasi interessante, ma questo è difficile. Ah, Void Admiral Agrolet. Interessante.
Non è che alla fine dovrò fare veramente così? Una di queste? Allora, prima o poi ci devo provare. Il re corrotto, Lord Ubjao. Ma mi sa che alla fine è quello che devo fare, sapete? Allora no, la prima cosa è questo, perché uno schieramento addizionale per la missione è troppo figo. Allora, cuori e menti. Un'unità degli schitari con bioniche sperimentali si è persa nella tomba di Melob. La subdomina Kepra ha richiesto che siano recuperati su suggerimento dello staff medico della Sestus Metallican. Schieriamo 1, 2 e 3. E allora, due schitari Vanguard e un servitore. E questi altri vanno benissimo così. Lo staff medico della Sestus Metallican ha chiesto la mia assistenza, Magos. Le mie forze sono già al limite e non posso distribuire non posso fornirvi nessun uomo. Credi che i miei tecnopreti abbiano tempo da perdere e risorse in abbondanza? Lo staff era inesistente. Uno in particolare, Caligulex, un ferro surgeon. Un'unità degli schitari ha portato molte delle sue bioniche sperimentali e si sono perse nella tomba di Melob. Loro richiedono che gli esperimenti siano recuperati. È preoccupante che lo staff medico abbia l'abitudine di usare le unità degli schitari per esperimenti bionici senza consultare i magos in comando. Ciò nonostante non significa che la richiesta non abbia del merito, specialmente se queste nuove bioniche possono essere usate per migliorare l'efficacia in combattimento delle nostre truppe. Ok, va bene, ha senso, ma io voglio ciò che la missione dà. Allora, ho più o meno l'ultima posizione approssimativa delle unità di schitari. Dato la quantità di tempo che sono state fuori contatto... Ah, vabbè. Porca miseria, ho sbagliato. Allora, le mie Neurovolts danno tristezza a questo in questa prospettiva. Ma qualcosa che può essere almeno guadagnato dal loro sacrificio. Le bioniche non erano mai state testate sul campo. Quindi cercherete di recuperarli? Qualunque cosa abbia ucciso quell'unità sarà ancora laggiù. Allora, se, a parte quello che possiamo fare dei dati, non è la via del culto Mechanicus di cercare la conoscenza in ogni modo, anche attraverso la guerra? Certo, Magos, e sono grato di questo. Questo ferro surgeon Caligulex non mi è sembrato qualcuno che dovremmo deludere. Ok. Cuori e menti. Di scontro ce n'è soltanto uno e probabilmente... No, non è vero, sono due. Ok, andiamo diretti proprio. Perché il risveglio della tomba è una cosa che mi sta un po' preoccupando, onestamente. Tutto quello che puoi riportare per il Ferro Surgeon, lui sarà grato di riceverlo, Magos. Allora, un corpo giace nella camera di fronte a noi e potrebbe essere un caduto dell'unità Schitari. Comunque, in ogni caso, la corte può sentire i Necron avvicinarsi. E recuperare le bioniche potrebbe effettivamente metterli in pericolo di essere circondati. Muovi il corpo in una cosa più difensiva. Ha preso danni. Ok, vabbè, un altro l'ho riprese. Facciamo subito lo scontro. Il primo. Sono due almeno.
Bene, è arrivato questo qua. D'accordo. E iniziamo il primo scontro. Cryptek. Allora, protocollo di analisi. Affascinante. Sembra Cryptek e Necron sono come gli Engine Seer dell'Adeptus Mechanicus. Loro riparano, difesa, supporto per le altre unità. Molto simili, quasi sconcertante. In questo possiamo trovare un qualcosa in comune. Questo all'inizio. Ah, questa è la prima volta. C'è un verso in "Conosci il tuo nemico per conoscere te stesso", dove in cui la scrittura del fratello Magos Tec Aluxium Prime ha notato: in ogni società c'è una classificazione che è lo specchio di quella in un'altra società. Non sembrava aver senso prima di questo. Devo iniziare a registrare. Registrazione iniziata. Questo momento con l'accordo con Videx. Sì. Molte poche somiglianze tra i Mechanicus e l'Imperium. Così non abbiamo potuto trovare dei paralleli prima. Non mi aspettavo di trovarli in una razza Xenox. Sì, va bene tutto, ma che cos'è questa creatura? Rizak. Designazione Cryptek. Solo visto da lontano. Dati sconosciuti. Ok, devo semplicemente uccidere tutti. Il che però mi fa pensare che allo stato attuale delle cose... Che cos'è questa cosa? Torretta? Ah. E questi campi di forza qui? Che faccio? Allora, io direi che... muovo questo da questa parte, questo da quest'altra parte, che deve sparare subito, e tu stai un po' più protetto qui perché non ho idea di che cosa possa succedere subito dopo. Ah, generatore di scudi. Ok, mi sa che devo sparargli al generatore di scudi, vero? Qui ci sono dei dati, pretoriano. Oh, e due pretoriani, per la miseria. Mica da ridere. Ah, inizi proprio tu? Beh, non c'è molto che io possa fare, giusto? Però lo scan di questo quasi quasi non lo faccio. Quasi quasi gli sparo. Vediamo un po'. Cosa conviene fare? Ah, questo... Porca miseria. Allora, i pretoriani attaccano prima, poi il Cryptek, poi questo, poi questo Magos. Allora, ragazzi, è meglio sparargli. In tutta onestà. Oh no. Vabbè, mandiamogli questo intanto. 14. D'accordo. E un danno. E adesso a 13. Spara, va. Un po' di danni. Qualcosa ho fatto almeno, dai. Condition di quello. E basta. Ecco che arriva. Aia! 5 danni, eh? Allora, io mi sa che Condition Freedom devo decisamente sfondarlo, questo qua. Purtroppo quest'arma non è che sia proprio... Aspetta. Ma non gli ha fatto niente? Che diavolo è sta storia? Ah, no, no. Come non gli ha fatto niente? Bene così. Però per sicurezza io gli andrei a rompere
Aspetta, me lo scordo sempre. Prendi. E poi ne devo usare uno per sfondarlo, è d'accordo. Però poi posso dirigermi qua. È quello che ho intenzione di fare. Sì, dai. No. Condition, questo. Grazie. E basta così. Mo' arriva questo. Attaccherà anche lui questo. Però... io direi che potrei tentare questa cosa. No, eh? Vabbè, allora, il Cryptek lo voglio uccidere immediatamente. Babam! Prendi questo e fagli un danno. Poi mi sposto e tiro qualche mazzata a lui. Grazie. Vai. Ok, poi gli vado qua vicino. Gli faccio un paio di punturine. Quelle interessanti. Dopodiché mi sa tanto che... vabbè, a dargli una mazzata. Purtroppo speravo in un qualcosa di meglio, ma va bene così. Aia, le torrette del cavolo! Me le ero completamente scordate. Bene a venire qua. Adesso io direi che uno Skitari andrebbe bene qui. Adesso tu renditi utile, per piacere. Mi sa che l'ammazzata la tirerò. Sì, allo scudo. Voglio distruggerlo. Ma davvero? Quattro danni e non gli ho potuto fare nient'altro. Se non magari... beh, meglio curarsi, sì. Si sa mai. Fine del turno. Lo Skitari può tranquillamente distruggere questo. Abbassiamo il livello di Awakening. Babam. Perfetto. Adesso io farei così, onestamente. Andato. Benissimo. E... vabbè, ma poi ci penserà lui. No, vabbè.
Facciamo così. Mi è venuta un'idea. Mi è venuta una bella idea. Allora, facciamo così. Mi sa che non c'ho abbastanza. Voglio provare una cosa. Ah, non c'ho Condition Freedom, dannazione. Ratio Claw. Sto finendo tutto. Non va tanto bene. Maledetto. Vabbè, senti un po', io mi sarei anche un filino stufato. Quindi, beccati questa. Bam. Direi che va bene. Bene, e ho abbassato la minaccia Necron, se Dio vuole. È rimasta 1. Nonostante questa prima battaglia. Allora, segni di un... di uno scontro a fuoco riempiono... ricoprono questa stanza. Sia fuoco Gauss, sia fucili Rad. Probabilmente l'unità Skitari perduta è passata da questa parte, combattendo una battaglia di corsa con i Necron che li inseguivano. Skitari. Ok, più 3 Condition Point. È andata piuttosto bene. Ok. Allora, ragazzi, io direi che ci possiamo anche fermare qua per oggi. Abbiamo fatto molto e nella prossima puntata quasi sicuramente termineremo questa missione e faremo anche tante altre belle cosette. Nel mentre, ragazzi, mi raccomando, noi ci vediamo domani ovviamente. Voi intanto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie, e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e tutti i link per supportare il canale. D'accordo? A presto!